grafico simbolista contemporaneo dell'impressionismo, Odilon Redon sviluppò la sua arte in una direzione diversa e con uno stile molto personale. Prima di trovare se stesso, Redon soffrì la propria infanzia, segnata dall'abbandono e dalla mancanza. Infatti il padre, impegnato in affari, lo affidò a un tutore fino a quando non compì 11 anni. A questo periodo cupo saranno legate le sue fantasticherie e i suoi incubi che trasferì poi nella propria opera. Quando finalmente rientrò nella sua casa di Bordeaux, si reintegrò con disagio in famiglia tra i suoi fratelli e iniziò con fatica a frequentare la scuola. I suoi studi saranno infatti irregolari. A 15 anni iniziò a studiare disegno, anche se poi scelse di dedicarsi all'architettura per accontentare il padre. Ben presto però abbandonò i sogni di una carriera come architetto e, tornato nella natia Bordeaux, divenne un bravo scultore, incisore e litografo. Dopo aver combattuto nella guerra franco-prussiana nel 1870-71, si trasferì a Parigi, dove si dedicò quasi esclusivamente al carboncino e alla litografia, ritraendo creature e piante decisamente bizzarre, influenzato dalle opere dello scrittore Edgar Allan Poe. Il percorso verso la propria autoconsapevolezza e verso la liberazione della propria sensibilità e creatività si sviluppò soprattutto dopo la morte del padre, avvenuta nel 1874. Da quell'anno Redon iniziò a realizzare i suoi neri più angosciosi, dove ritornò spesso sul tema del prigioniero. L'artista rimase sostanzialmente uno sconosciuto fino alla pubblicazione del romanzo di Huysmans Controcorrente nel 1884. Il protagonista della storia infatti è un nobile disilluso che vive in un mondo tutto suo fatto di piaceri perversi e che colleziona i disegni di Redon. Il fatto d'essere citato in un classico della letteratura decadente francese lo inserì tra i principali esponenti del movimento. All'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, Redon ebbe una crisi religiosa e nel 1894 si ammalò gravemente. Superato questo periodo molto difficile, il carattere dell'artista si fece più solare e ciò ebbe conseguenze anche sul suo lavoro. Iniziò a lavorare a pastello e a olio, realizzando animate scene mitologiche e quadri di soggetto floreale. Amico di Stéphane Mallarmé e ammiratore di Baudelaire, era un borghese ben vestito, fotografato pochi anni prima di morire in abito a tre pezzi, con una bella barba bianca e gemelli al polso, nel suo appartamento di Avenue de Wagram. Nel 1899 espose insieme al gruppo dei Nabi e nel 1903 fu insignito della Legion d'Onore. Redon si dimostrò abile sia con la pittura a olio che con i pastelli e dopo il 1900 produsse una serie di grandi cicli decorativi. Figura isolata rispetto ai suoi contemporanei, Redon ebbe una grande influenza sulle successive generazioni di artisti. In particolare, Henri Matisse ammirava i suoi dipinti di fiori e i surrealisti lo ritenevano un loro precursore. Nel 1913 fu pubblicato un catalogo delle sue incisioni e la sua fama si diffuse in tutto il mondo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!